Buonasera a tutti ragazzi da Mario Inter. È arrivato il momento di alzare il triplete di Mario Inter insieme a voi. Con tutte le firme, Mario Inter. Ultimo trofeo, lo voglio alzare con voi per il momento. A volte penso, perché amo l'Inter? Alla fine, ragazzi, io mi chiedo veramente perché mi hanno colpito questi colori, eppure mi fa soffrire. Però è vero, ragazzi, l'Inter è pazza. Ieri veramente stavo morendo di infarto, ragazzi. Io mi giocherei quello che volete voi. Ieri tutti gli interisti presenti allo stadio, anche le donne, avevano la striscia di merda dentro la mutandina. Mi ci gioco quello che volete, ragazzi. Anch'io l'avevo. Io l'avevo pure. Ragazzi, com'è possibile che ieri D'Ambrosio fa l'anticipo e 70.000 persone tutti in silenzio a vedere quella palla alta? De Frey faceva così, 70.000 persone tutti in silenzio, e senti fare ting, preso attraverso tutto il pubblico. Impressionante. Eppure mi dicono, ma siete ridicoli, state festeggiando un quarto posto. No, non siamo ridicoli, siamo andati male, questo sì, ma ridicoli non ti permettere, perché noi stiamo festeggiando una qualificazione Champions. Sappiamo tutti quanti che l'Inter vuole ritornare grande, speriamo. Non è detto che l'Inter, cari juventini, cari milanisti, non è detto che l'Inter ritorna grande, anche se arriva Antonio Conte, no. Però questa competizione, la UEFA Champions League, ti porta a diventare grande. Perché il campioncino, ormai senza questa competizione, non viene più. Non viene più. Quindi non prendiamoci per il culo. Se vogliamo parlare da sportivi, parliamo da sportivi. Se vogliamo parlare di sfottò, allora se vogliamo parlare di sfottò, anche io posso dire, caro Juventino, tu che ieri mi hai preso per il culo, che siamo ridicoli, ma per te è l'importante partecipare alla competizione Champions, perché anche tu non riesci a vincerla. E allora sai che ti dico? Noi partecipiamo pure, anche se non la vinciamo. Vedi, è così. Però da sportivo bisogna dire che questa qualificazione Champions per l'Inter era fondamentale, perché le cose si erano messe male. Punto. Stop. Ragazzi, veramente amare l'Inter è qualcosa di spettacolare, eppure
quanto ci siamo incazzati quest'anno. Ci siamo arrabbiati tantissimo. È inutile che ora, un'altra cosa, è inutile che ora mi venite a dire ma prima li insulti, poi così, ma poi li insulti, poi così. Anche la Curva Nord ha scritto la stessa cosa. Ha detto, o si festeggia o è guerra. Perché? Perché noi ragazzi siamo stanchi di fare figure di merda. E dal 2011, perché nel 2011 poi, insomma, abbiamo vinto anche la Coppa Italia. Da lì il nulla, ragazzi, il nulla. Basta. Ora cerchiamo di ritornare grandi. Come vedete, ragazzi, io non ho fatto nemmeno un video sul calciomercato. Ho detto solamente qualcosa riguardo Mourinho e basta. Ma non sono venuto a dire arriva da qualcosa, arriva questo, arriva quello, arriva quello, arriva quello. Si è parlato. Ma io ho fatto uno o due video. Io invece, secondo me, bisognava pensare prima all'Inter. Ora si può parlare di calciomercato. Ora sì. Però non me la sentivo di parlare di calciomercato, sparare nomi, no. Però, una cosa, caro Diego Ligorio, io ti voglio bene, ci conosciamo, però tu non ti puoi prendere una rivincita, che fatele ore il calciomercato, fatelo così, tu non sei nessuno per decidere quello che una persona vuole fare sul proprio canale. Non puoi decidere questa cosa qui. Anche io ho visto tutti i video di Recalcati, tutti i video di Fabio Bergamo, ma non sono lì a dire che palle, ma perché parlano di calciomercato, è così, è lì. Certo, qualcosina è una battutina, mamma mia, però, cavolo, pensiamo prima all'Inter. Tu invece proprio sei sfogato. No, a te non te ne frega niente degli altri canali. Poi vedo, c'è un canale che addirittura ora Mario su tutti, veramente su tutti i video c'è Mario. Quindi le cose sono cambiate. Mario ti sta facendo perdere pure i capelli. Mario Inter e Luca Mastrangelo. Un giorno Luca, un giorno Mario, un giorno Luca, un giorno Mario, un giorno Luca, un giorno Mario, un giorno Luca. Basta, il dissing era finito. Ma vedi che non sto parlando più di te. Certo, ci può stare la coglionetta che... Una volta, ogni video, la live, live, video, live, video, live, basta. Ha rotto un cazzo. Perché? Perché sta andando a calare. E Mario Inter queste cose le capisce. E Mario Inter sta incominciando a risalire. Capita. E ancora non è niente, devi vedere mo che ti passo. Mo che ti passo di visualizzazioni, devi vedere. Succede, prima o poi te lo dovevi aspettare. Ancora non ho fatto nulla. Io peccato che non abito a Milano. Questo dovete dire, peccato. Sai quante cose in mente ho, però che non posso fare. Peccato. Va bene, però io sinceramente mi accontento di poco. Non mi sento professionista, non lo sono e non lo voglio essere. Io sono un ragazzo che piace lo sfottò, sono un ragazzo che piace fare amicizia. Sono un ragazzo che piace parlare di Inter. Che poi io ho giocato nei campi di calcio, eppure io, te l'ho detto. Ho giocato fino interregionale. Interregionale, 3 anni, eccellenza. Ho giocato terza categoria, seconda categoria, quindi basta rompermi 3/4 di minchia. Per un cazzo di cartellino giallo che hai dato. Che cacamento di cazzo. Basta, finiamolo lì. Pensiamo all'Inter ora. Possiamo pensare all'Inter. Ho detto, 4-5 settimane fa, dissi in un video che poi dopo parlerò di Mauro Icardi, perché Mario Inter è icardiano, Mario Inter così, Mario Inter così. Io ho semplicemente detto, chi è intelligente lo sa, però purtroppo esistono le persone stupide qui sul tubo. Io ho detto, Mauro Icardi, dopo che finisce la stagione, se ne può anche andare. Ok? Quindi, mantengo la mia parola. Se per il bene dell'Inter, Mauro Icardi, se ne deve andare, stop.
Ora Mauro Icardi per me se ne può anche andare. Con lui Perisic, con lui Dalbert, João Mario, Candreva. Andatevene. Ora sì, ora ve ne potete anche andare. Quando ho fatto il video, Icardi giura amore perché secondo me qualcosina di vero Mauro Icardi l'ha anche detto. Però, stop, non ragiono, sentite le parole. Però nulla, non, nulla toglie che lui ha sbagliato. Perché quando avevamo bisogno di lui, lui non c'era. Ha fatto finte che sia infortunato e per questo io l'ho condannato pure. Perché come persona ha sbagliato. Stop. Punto. Per me può partire. Mi è piaciuto Icardi giocatore. Ma se per il bene dell'Inter Mauro Icardi se ne deve andare, se ne vada. Se ne sono andati tanti giocatori forti, speriamo di rifare una grande Inter. Si parla di Dzeko. Dzeko, sinceramente, se viene per fare la prima punta come prima scelta, non sono d'accordo. Certo, se viene Dzeko. Benvenuto Dzeko. Io sono stato pure uno che ha detto: ah, ma a me Politano non mi piace. Cioè, che cazzo è Politano? Non lo vedevo giocare tanto. Da quando all'Inter, ragazzi, tanti dicono Politano, ma dove vogliamo andare con Politano? Con Politano. Intanto io vedo che Politano è l'unico che lì sa saltare l'uomo. Secondo me con Antonio Conte può migliorare. Sappiamo tutti quanti che Politano con il Sassuolo giocava quasi come seconda punta, invece con l'Inter deve fare avanti e indietro, deve pensare tanto anche alla fase difensiva. Punto. Caso Politano anche chiuso. De Vrij, Handanovic, Skriniar, quello è il punto di forza dell'Inter, da lì dobbiamo ripartire. Però la zona più importante da riparare è il centrocampo, ragazzi. Borja Valero, João Mario, Candreva, basta. Basta perché non si può soffrire ogni anno così. Abbiamo bisogno di giocatori forti. Abbiamo bisogno di giocatori già pronti. Giocatori che quando gli dà la palla già sa cosa devono fare. Abbiamo visto che Nainggolan, se ci mette un pochino di voglia, Nainggolan è forte. Ci è mancato anche sto Nainggolan. Mannaggia. E poi un'altra cosa. Io ho fatto anche un video, caso Spalletti, dove io ringrazio il mister, però che mi è dispiaciuto della sua conferenza stampa. L'ho detto pure, però ha fatto tanti sbagli. Perché io, se sono l'allenatore, io devo insegnare come si gioca a calcio. Io devo insegnare, io devo dare la forza per entrare dentro sto cazzo di campo. La convinzione che tu sei forte anche se sei debole. Sì, certo, se uno è debole, è debole. E ho capito. Anche Mourinho diceva a Mariga: tu sei più forte di quello. Mariga è entrato contro il Barcellona, Xavi non gli ha fatto toccare una palla. Lo caricava, oh, tu, io, ma sicuro, mi sei tu sei tu. Il Mariga, minca, mi sento un fenomeno. Invece queste cose qui nell'Inter non sono nemmeno successe. Aveva azzeccato finalmente la formazione contro il derby, al derby, e quel tipo di formazione non l'ha mai più fatta. Mai. Cazzo vuoi? Se ogni giorno faceva l'esperimento, esperimento, esperimento, mica è colpa mia. Detto questo, grazie mister Spalletti. Hai raggiunto 2 volte la qualificazione Champions League e la ringraziamo anche per questo. Ora abbiamo bisogno di altro. Speriamo bene, Zhang.
Ora vediamo cosa si implementa agreement, tutte queste cazzate qui. Ora vediamo cosa tu che ci porterai tra i 10 più forti squadre d'Europa. Ma vediamo. In bocca al lupo. Fate un ottimo calciomercato. Fate un'ottima squadra. Parlate l'uno con l'altro. Non che andate a prendere questi qui a parametro zero, tanto per. Perché noi siamo stanchi. Ieri per poco stavamo morendo tutti quanti di infarto. E non vogliamo più che questa cosa succeda. Sono pure senza voce. Sempre amala, ragazzi. E forza Inter. Mai mollare. Ciao, ragazzi.